Buona domenica e bentornati a questo appuntamento con le novità fumetti della settimana. Una settimana non particolarmente intensa, per fortuna, ma ci avviciniamo al Natale e quindi è anche abbastanza normale che il numero di uscite tenda un po' a calare. Ora, fra l'altro, credo di essermi perso almeno un paio di fumetti, non so se non li ho visti in fumetteria o semplicemente non sono ancora arrivati, ma eventualmente li recupereremo nelle settimane a venire. Comunque, prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram, se volete parlare con noi di fumetti, venite a trovarci, trovate il link in descrizione, come sempre. Ma cominciamo anche questa settimana dalla DC Comics, non così tante uscite come dicevamo, ma abbastanza interessanti, a cominciare dal numero 14 di Superman. All'interno troviamo l'episodio speciale numero 25 della testata Superman originale, che torna dopo la breve pausa dei numeri extra continuity di Man of Tomorrow. All'interno una storia piuttosto particolare, almeno visivamente non l'ho ancora letta, gli ho dato giusto una sfogliata. I testi sono ovviamente di Brian Michael Bendis, mentre gli ottimi disegni di Ivan Reis, e sembra essere incentrata su un gruppo di alieni e flashback sulla vita di Superman. Ora, di più non so dirvi, non voglio nemmeno farvi particolari spoiler. In ogni caso, il formato è il solito, 48 pagine, 5 euro, niente di più da segnalare. Poi abbiamo il settimo numero di Batman Superman, ancora l'azzurrone in compagnia del Cavaliere Oscuro, e ancora a vedersela con Ra's al Ghul e Zod. Quale sarà il destino di Kandor? Boh. In ogni caso, all'interno troviamo due episodi tratti da Batman Superman, il numero 8 e il numero 9 originali. Le storie sono entrambe di Joshua Williamson, mentre i disegni della prima sono di Nick Darrington e della seconda di Clayton Henry. Tra l'altro la saga attualmente in corso si conclude nel primo e nel secondo ne inizia una nuova con Ultra Humanite. Piccola nota importantina: dal prossimo numero, credo, si passa al formato 24 pagine 3 euro, giusto per un po' di convenienza in meno, perché farlo diventare bimestrale pareva troppo brutto. Poi rischiamo di risparmiare qualcosina e si sa che Panini non ci tiene particolarmente alle nostre finanze. Ma proseguiamo con un bel volume in cui invece per una volta Panini ci tiene un po' alle nostre finanze. Infatti è uscito Martian Manhunter Identità, che è un volumone gigantone, brossuratone, di 23 euro, ma che contiene ben 12 episodi della maxiserie dedicata a Martian Manhunter. Devo dire che non ho letto nulla a proposito, non so nemmeno se sia effettivamente bella, però quando ci sono questi volumi cicciotti a prezzi relativamente interessanti, non mi dispiace spenderci. I testi comunque sono di Steve Orlando, già scrittore di Wonder Woman, mentre i disegni di Riley Rossmo, che ha uno stile decisamente peculiare e piuttosto interessante. Devo dire che è un volumone che non vedo l'ora di leggere e mi piace molto come disegna le sembianze mostruose di Martian Manhunter in tutte le sue mutazioni bizzarre. Davvero visivamente figo. Ora, non sto a consigliarvi ovviamente un volume da 23 euro a scatola chiusa, però magari una sfogliatina in fumetteria dategliela, perché sicuramente è molto molto carino, almeno dal punto di vista grafico, e spero anche dai testi. Ho ucciso il mouse. Ma abbiamo già concluso con DC Comics, passiamo rapidamente a Marvel. Non molte uscite Marvel questa settimana, in realtà solo due ed entrambe mutanti. La prima è Marauders, la nostra serie scritta da Jerry Duggan con i disegni di Matteo Lolli. Devo dire che la serie non mi fa particolarmente impazzire, Duggan lo ritengo uno scrittore scarsettino, anche se devo dire che il suo Cable, di cui non vi ho ancora parlato, non mi ha fatto poi così schifo. Che non vuol dire che mi sia piaciuto al 100%, però ne parleremo. In ogni caso dovrebbe essere l'ultimo numero prima di Ten of Sword, X of Sword, o chiamiamolo come volete, e quindi, boh, 32 pagine, 3 euro, che secondo me si potrebbero anche risparmiare, e non lo so, dopo Ten of Sword forse dovrei farci un pensierino su capire quali continuare e quali no. Vedremo, sinceramente. L'altra testata che è uscita è ovviamente Wolverine con il numero 7, gran bella cover tra l'altro del nostro Adam Kubert. Ammetto che fa un po' più Batman che Wolverine visto che sono pipistrelli, ma d'altronde stiamo combattendo coi vampiri e quindi bene o male ci stanno. Testi ancora una volta di Benjamin Percy, disegni di Viktor Bogdanovich. Si conclude qui comunque questa saga vampirosa e anche qui nel prossimo numero Ten of Sword. E con questo abbiamo concluso anche con Marvel, ma non con i fumetti americani. Infatti continua l'appuntamento con Salda Press, con le sue riviste dei franchise cinematografici. E sì, continua, ma si conclude anche questo appuntamento.
Infatti, questi sono gli ultimi numeri in uscita sia di Alien che di Predator, ma andiamo a vederli nel particolare e poi parliamone un attimino. Numero 26 per Predator, all'interno due storie come sempre. La prima, Sopravvivenza, è una storia del 2010 scritta da David Laffam con i disegni di Alan Jefferson. La seconda, invece, decisamente più classica, è Predator Città Dannata, scritta da Charles Moore e disegnata da Alexander Gregory e Scott Fisher. Una storia uscita in origine nel 1994. Decisamente notevole la differenza grafica fra la prima storia e la seconda. Se devo essere sincero, preferisco la seconda, mi piace questo classicismo anni 90. Ma parliamo un secondo invece di Alien. È uscito infatti il numero 43 che contiene la sceneggiatura originale di Alien, una storia di cui tra l'altro si sono scordati di mettermi la data di uscita, per cui non ho idea effettivamente di quando sia, anche se visivamente sembra essere piuttosto recente e non certo una roba anni 90. Comunque, una storia in 5 capitoli di Dan O'Bannon con i disegni di Cristiano Seixas. Ora, perché 5 capitoli e come possono stare 5 capitoli in questo albetto? Non ci stanno, ovviamente. Infatti, oltre al numero 43, è uscito anche un 43 supplemento. E sì, potremmo discutere del fatto che potevano fare un unico volume con più pagine, possiamo discutere del fatto che potevano far uscire un 44 direttamente questo mese, ma non stiamo a discutere di queste sottigliezze puramente bibliografiche. È un'idiozia far uscire due numeri 43, perché il lettore meno attento non lo sa e fa solo confusione. E soprattutto magari pensa vedendoli vicini che sono due variant. Ma a parte questa cosina, perché hanno fatto uscire un supplemento? Perché evidentemente a gennaio non potevano più farlo uscire, per ragioni squisitamente contrattuali, immagino. E quindi, ciao. Mi ha fatto un po' tanto ridere in realtà la spiegazione che ci danno all'interno, non tanto per la spiegazione in sé, che è ovvia. Disney, dopo aver acquisito 20th Century Fox, ha anche riassorbito i diritti dei fumetti da Dark Horse e quindi se li pubblicherà direttamente attraverso Marvel. Ora, questa non poteva che avere delle influenze anche sulla nostra situazione. Poteva tecnicamente rimanere anche invariata se si fosse trovato un accordo, ma evidentemente non si è trovato. Anche se sinceramente dubito proprio che Panini abbia intenzione di riproporre queste storie. Sono abbastanza sicuro, conoscendo Panini, che al limite vedremo qualche omnibus quando usciranno in America. Ma a parte questo, la cosa che mi fa piuttosto ridere è il fatto che non solo Salda non nomini Panini, che per carità, concorrente diretto ci sta, ma non nomini nemmeno Disney. Ora, va bene tutto, ma riferirsi a Disney come a una nuova proprietà fa veramente ridere. È Disney. Davvero pensate che nominare Disney possa cambiare qualcosa nel universo contrattuale, come se Disney non si conoscesse? Bah. Vabbè, comunque, ridicolo. Ma passiamo oltre, torniamo in Italia con un paio di uscite Bonelli. Esce infatti come ogni due mesi Dylan Dog Old Boy, questo è il numero 4 ed è ovviamente dedicato al Natale, come potete intuire dalla cover con questo, con il nostro Babbo Natale molto molto magro. Due gli episodi all'interno, come al solito. Il primo, Il Natale Infinito, direttamente ispirato al Natale, è scritto da Alberto Ostini con una serie di disegnatori, ovvero Luigi Picotto, Renato Riccio e Matteo Santaniello. La seconda storia, invece, Per pagare e per morire non ha collegamenti diretti al Natale, anche se, come dicono nelle note, ricorda un po' Il Canto di Natale, credo più che altro per l'antagonista che vi appare. Questa storia, comunque, è scritta da Tito Faraci ed è disegnata da Sergio Gerasi. Visivamente entrambe le storie mi sembrano molto buone, sono curioso di leggermele sinceramente e spero non mi deludano quanto mi hanno deluso le ultime storie della serie principale. Ma andiamo avanti con il secondo volumone di Sottosopra. Il primo volume mi era piaciuto molto, ho fatto anche una recensione in Colazione a Fumetti, andatevela a cercare se vi interessa. È la storia di un mondo in cui all'improvviso la forza di gravità per tutti gli esseri viventi e per i liquidi si inverte e quindi ci ritroviamo con la gente che tecnicamente cade verso il cielo. Alcuni sopravvissuti resistono nelle case, nelle auto, anche se va detto che un mondo dove le riserve idriche se ne sono andate via nello spazio, difficilmente potrà resistere a lungo. I testi sono di Luca Enoch, i disegni molto molto carini di Riccardo Crosa, devo dire che lo trovo graficamente molto molto piacevole. Non l'ho ancora letto, ma me lo sono sfogliato e me lo sono anche spoilerato sul finale. Ovviamente non lo spoilerò a voi, ma vi dico soltanto che il cliffhangerone con cui si chiude il volume è abbastanza mind-blowing e, boh, mi chiedo sinceramente dove vogliono andare a parare, però ho già voglia di leggere il terzo, anche se non ho letto il secondo. Speriamo che esca in tempo utile, ma me lo aspetto almeno l'anno prossimo. Quindi, chiudiamo con i manga. Anche qua non è che sia uscita poi tutta questa roba, e anche qua credo di essermi scordato qualcosa in fumetteria.
ma vabbè. Cominciamo con Panini, un solo volumetto, ovvero il secondo di Chainsaw Man. L'ho letto, devo dire che l'ho gradito, anche se le motivazioni del protagonista restano sempre quelle. E boh, se non altro devo dire che comunque effettivamente già è un po' meglio del primo numero, anche se questo problema del protagonista resta. Ma credo che sia proprio una scelta stilistica del buon Tatsuki Fujimoto. E devo dire che dopo aver letto gran parte di Firepower inizio già a comprenderlo un po' di più. Questo non toglie che il primo numero resti un volume abbastanza pessimo per iniziare una serie, però devo dire che ci sono margini di miglioramento. Vedremo andando avanti, in ogni caso è particolare nel panorama manga e questa cosa ci sta. E quindi un po' vi suggerisco di dargli un'occhiata, sinceramente. Poi, J-Pop, numero 13 per Mobile Suit Gundam Unicorn Bande Dessinée. Che è un manga però, non una bande dessinée, ma ok. È il numero 13, è ispirato ovviamente ai romanzi, da cui poi hanno tratto anche gli anime che ho in Blu-ray. Lo compro soltanto perché sono un grosso fan degli Unicorn, ne ho, guardando davanti a me, dietro la telecamera, ne vedo almeno tre. Ne ho un altro Master Grade, un altro in camera e uno da montare. Sì, sono un dannato fan degli Unicorn. Fortunatamente per me non posso andare in Giappone, o mi sarei comprato nel negozio di Gundam Odaiba la versione super accessoriata con tutti i pezzi possibili, ma vabbè, ne parliamo un'altra volta, magari. In ogni caso, manga ben disegnato da Kozuo Omori, la storia è di Arutoshi Fukui, e sinceramente se vi piace Gundam, io vi suggerisco di dargli un'occhiata, è comunque uno dei manga migliori tratti dal franchise, per quanto sia effettivamente tratto dalla light novel, che però in Italia non mi pare sia mai uscita, se non sbaglio. Credo che se uscisse comprerei persino quella. Poi è uscito il numero 5 di Cyborg 009, li compro in tutte le edizioni possibili, io adoro i Cyborg, sono un po' degli eroi della mia infanzia. Un manga davvero particolare con disegni super particolari, abbastanza lontano dal manga canonico, devo dire, però lo gradisco sempre un sacco. È il penultimo numero e devo dire che non ho letto gli ultimi due, credo. Però ve lo straconsiglio, sono i Cyborg, se siete nati negli anni 80 sicuramente li adorate e volete leggere anche questo, oltre magari a recuperarvi tutta l'intera serie, che sono tipo 27 volumetti se non sbaglio. Ma chiudiamo con Star Comics e con Olympia Kyklos, in cui il nostro eroe sembra proprio incontrare Osamu Tezuka, o quantomeno un suo doppelganger. Non so se effettivamente nel fumetto venga nominato come Tezuka, ma chiaramente è lui. Tra l'altro, sfogliandolo, visto che ci sono proprio delle tavole della principessa Zaffiro, e quindi, yeah, il primo numero l'ho gradito, ho fatto la review. L'unico punto debole è un po' anche il suo punto di forza, ovvero il fatto che è fondamentalmente una sorta di sequel di Terme Rome, e quindi segue lo stesso tipo di procedimento. Però, devo dire che mi interessa, e poi è sempre bello vedere comunque questo confronto fra la società giapponese e un'altra società. Figo, comunque ve lo consiglio, dategli un'occhiata. E con questo abbiamo finalmente concluso. Io intanto vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, e se volete seguitemi anche sul mio canale Telegram, dove vi mando una notifica ogni volta che c'è un video nuovo e ogni volta che vado online. Trovate il link in descrizione insieme al mio canale Instagram e alla mia pagina su Twitch, dove faccio live tutti i giorni dal lunedì al giovedì alle 18, il venerdì alle 21 e la domenica alle 21 montiamo dei Gunpla. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video.